Insomma, egregi cardinali Insomma. 2013, Salmo 127. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Saluto di congedo del Santo Padre Benedetto XVI agli eminentissimi signori cardinali presenti in Roma. Sala Clementina, giovedì 28 febbraio 2013. La terza parte è stata indagata nel video precedente. Cliccate qua in alto. La quarta parte. L'esortazione ai cardinali e le tre volte della parola mistero. Quarta parte. Rimaniamo uniti, cari fratelli, in questo mistero. Benedetto XVI non ha usato solo tre volte la parola ieri, indicando la Chiesa giusta dimostrata con l'ultima udienza generale, ma ha usato pure tre volte la parola mistero, all'inizio dell'insegnamento, alla fine e ora all'esortazione conclusiva. All'inizio. Vorrei lasciarvi un pensiero semplice che mi sta molto a cuore, un pensiero sulla Chiesa, sul suo mistero. La Chiesa. Poi, alla fine, attraverso la Chiesa, il mistero dell'Incarnazione, dunque Cristo, rimane presente per sempre. E ora rimaniamo uniti, cari fratelli, in questo mistero. Dunque, Cristo e la Chiesa. Significato della parola mistero associato sia a Cristo sia alla Chiesa. Il significato della parola mistero associato sia a Cristo sia alla Chiesa è la Chiesa giusta. Come obiettivo, genera Cristo oggi nel mondo, perché, prima, seconda e terza caratteristica, è animata dallo Spirito Santo, vive della forza di Dio, è di Dio, di Cristo, dello Spirito. Infatti, ricapitolando la Chiesa dall'inizio, il Padre ha mandato il Figlio. Il Figlio ha detto a Simone, «E io dico a te, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa». Infine, il Padre e il Figlio hanno mandato lo Spirito Santo a Pentecoste, sulla Chiesa dei 120 apostoli e discepoli riuniti nel Cenacolo in attesa. Atti degli Apostoli, capitoli 1 e 2. Poi, nei due millenni successivi, i veri fedeli hanno, quarta, quinta e sesta caratteristica, accolto la parola di Dio, concepita con lo Spirito Santo al modo di Maria e offerto a Dio la loro carne. In questo modo hanno generato Cristo oggi nel mondo, continuamente. Attraverso la Chiesa il mistero dell'Incarnazione rimane presente per sempre. Il mistero di Cristo nella Chiesa, secondo questo saluto di congedo ai cardinali. Pertanto, dopo questa esortazione a rimanere uniti con Lui, il significato complessivo di questo confronto tra le due Chiese che Benedetto XVI ha rivolto ai cardinali, espresso con la mia non mitezza, è
la mia chiesa è quella giusta, perché è dedicata a Cristo al 100%. Mentre la vostra chiesa, con la vostra elezione e col vostro Papa, come specificherà nella quinta parte, è una chiesa umana. Inizia già separandosi dal sommo pontefice, ossia dalla pietra che Cristo ha voluto per la sua chiesa. Perciò non attua la Lumen Gentium già dal suo inizio, dal suo numero 3. La chiesa, ossia il regno di Cristo, già presente in mistero, perciò la vostra chiesa è inevitabilmente la chiesa sbagliata. Infatti, aggiungendo anche un discorso del 2005 per il 40° di chiusura del Concilio Vaticano II, secondo Benedetto XVI, la Lumen Gentium va attuata in continuità con i Vangeli e con la tradizione bimillenaria della Chiesa. La Lumen Gentium non può essere interpretata e attuata in discontinuità, fino a trasformarla in un quinto Vangelo, addirittura superiore agli altri quattro. La gioia secondo Benedetto XVI e quella secondo il cardinal Walter Kasper. Subito dopo l'esortazione dell'unione con lui, perfino un po' accorata, rimaniamo uniti, cari fratelli, in questo mistero, Benedetto XVI invita i cardinali a cercare la gioia nella tradizione spirituale cattolica. Rimaniamo uniti, cari fratelli, in questo mistero, nella preghiera, specialmente nell'Eucaristia quotidiana, e così serviamo la Chiesa e l'intera umanità. Questa è la nostra gioia, o gioia, che nessuno ci può togliere. È l'invito a cercare la gioia nelle solite cose della tradizione bimillenaria della Chiesa di Gesù. L'unione col Pontefice, la preghiera, l'Eucaristia, con l'obiettivo di servire la Chiesa e l'intera umanità, anziché cercare la gioia in qualcosa che non ha detto per non urtare la sensibilità dei cardinali, probabilmente una qualche ideologia spirituale. Invece, il cardinal Walter Kasper, nella sua lettera all'Osservatore Romano del 12 aprile 2013, ossia proprio nel 30° giorno dal conclave del 12 marzo, lettera intitolata Interpretazione e ricezione, ossia attuazione, del Vaticano II, un concilio ancora in cammino, ossia con delle novità ancora 50 anni dopo. Walter Kasper, anche lui proprio alla conclusione, indicherà di cercare la gioia in un'altra direzione rispetto a quella di Benedetto XVI. Scrive Kasper: il concilio ha destato la gioia per Dio, per la fede, per la Chiesa. Bisogna anzitutto riaccenderla di nuovo in noi, affinché possa entusiasmare anche gli altri.
capito? È il concilio la fonte della gioia di Walter Kasper. Probabilmente si riferiva ad alcune ideologie spirituali che dovevano essere riaccese perché o presenti nei documenti ma non ancora applicate, come il numero 2 della dichiarazione Nostra Aetate, che è veramente eretico e che poi è stato attuato nel 2019 con la dichiarazione di Abu Dhabi, oppure si riferiva ad alcune ideologie spirituali da riaccendere perché erano state escluse dal Concilio Vaticano II. Comunque, come si vede, sembra proprio una risposta alternativa alla gioia secondo Benedetto XVI. Infine, è da osservare che in tutta questa esortazione di Benedetto XVI, alla conclusione di un pensiero semplice che gli sta molto a cuore, è assente qualsiasi forma di affidamento della sua Chiesa giusta e dei fedeli ai cardinali, come invece avrebbe certamente indicato se avesse rinunciato al papato, dato che la Chiesa gli sta molto a cuore. Mi dica qualcuno dove sarebbe. Rimaniamo uniti, cari fratelli, in questo mistero, nella preghiera, specialmente nell'Eucaristia quotidiana, e così serviamo la Chiesa e l'intera umanità. Questa è la nostra gioia, che nessuno ci può togliere. Anzi, è presente la finezza letteraria di non aver scritto, come lui fa normalmente, «Cari fratelli, rimaniamo uniti in questo mistero», che avrebbe indicato solo l'unione con Cristo e con la Chiesa, ma di aver voluto spezzare la frase «Rimaniamo uniti, cari fratelli, in questo mistero». In questo modo ha posto l'accento indirettamente anche all'unione con Lui. Unione con Lui come aveva già fatto nella seconda parte, con la preghiera per questa unità profonda e con l'esempio dell'orchestra, affrontato nella precedente indagine. Concludendo, cosa dobbiamo fare noi per il futuro? Credere che la Chiesa si risveglia nelle anime. La frase «la Chiesa vive, cresce e si risveglia nelle anime» che, come la Vergine Maria, accolgono la parola di Dio e la concepiscono per opera dello Spirito Santo, descrive cosa è avvenuto nel corso dei 2000 anni di storia della Chiesa e cosa può continuare ad avvenire anche in futuro se ci sono uomini e donne disposti ad imitare Maria e collaborare con lo Spirito Santo. Lo dimostra, per esempio, il fenomeno della messa precedente Paolo VI, che non è scomparsa con la morte dei preti e dei fedeli più anziani, come molti della gerarchia romana invece speravano e oggi disperano. Al contrario, una Chiesa sbagliata, non centrata su Cristo al 100%, non può essere un corpo vivo, animato dallo Spirito Santo,
e vive realmente dalla forza di Dio. Questa Chiesa, che non vive dalla forza di Dio, diventerà inevitabilmente sempre più istituzione, sempre più nuovi documenti creativi, sempre più sbagliata. Come accaduto, per esempio, alle migliaia di chiese protestanti divenute alla fine, oggi, sempre più spiritualmente insignificanti nel contrastare la mondanità. Alla fine, questa differenza della presenza della forza divina nei fedeli delle due chiese, e specialmente delle due gerarchie, determinerà la situazione che più la falsa chiesa si manifesterà per quello che è, e più questo solleciterà il risveglio delle anime dei veri fedeli all'accoglienza della parola di Dio al modo di Maria, e quindi ad avvicinarsi alla Chiesa giusta. Insomma, Egregi Cardinali 2013, Salmo 127. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Concludendo, Benedetto XVI, attraverso questo confronto tra la Chiesa sbagliata e la Chiesa giusta, ha fornito le sei caratteristiche, l'obiettivo e la dimostrazione finale della Chiesa giusta, quella che ci interessa, con i quali i veri fedeli, laici, sacerdoti, religiosi, possono, da una parte, giudicare l'attuale Chiesa presente in Roma dal 12 marzo 2013, cioè decidere se Fiat Lux 2015, Amoris Laetitia, Abu Dhabi, la Pachamama in Vaticano, il rito con lo sciamano canadese, eccetera, sono iniziative di una chiesa istituzione strana e stravagante, tipo le apparizioni di Caterina Emmerich, oppure di una chiesa corpo vivo e cristocentrica al 100%. Dall'altra parte, sempre con queste sei caratteristiche, l'obiettivo e la dimostrazione, i veri fedeli possono soprattutto applicarli per portare avanti la Chiesa cattolica dopo la scomparsa di Benedetto XVI, in attesa del suo successore, come una Chiesa cenacolo in attesa. Dobbiamo interrompere. Nella parte B4 di questa indagine vedremo la quinta ed ultima parte di questo saluto ai cardinali, la reverenza ed obbedienza al futuro Papa, che è una doverosa precisazione del rapporto tra lui, Sommo Pontefice, e il futuro Papa. Ed è anche un giudizio sulla, come dice lui, elezione del nuovo Papa. Intanto potete cominciare con questo video di Andrea Cionci, che, parlando di un incontro pubblico tra Benedetto XVI e Bianco Bergoglio, aveva affrontato lo stesso argomento, perché Benedetto XVI chiamava Santo Padre Bergoglio
patriarca di una chiesa scismatica. Nel documento Vaticano di cui parla c'è anche, per l'appunto, il titolo di Papa, associato al capo della Chiesa cristiana copta, che non è cattolica. Ci vediamo alla parte B4. Ciao!